Secondo me ha aperto tutta una serie di parentesi o di questioni che adesso Carlo proverà a chiudere, anzi ci riuscirà certamente. Perché ci riuscirà certamente? Perché sulla questione appunto del caso Moro Carlo D'Adamo non è un novellino e non è appunto al suo primo lavoro, alla sua prima esercitazione. Già un lavoro estremamente puntuale era stato che ha ammazzato l'agente Iozzino, il che indica una attenzione, certosina, regolare, perdurante nel tempo come un tarlo che ti ronza dentro il cervello, come venire a capo di questi misteri che si sono generati intorno alle immagini e ai fatti. E io trovo che in questo secondo libro questo secondo libro è composto da due parti, cioè una prima parte, la seconda parte è quella dedicata al caso. La prima parte è di contestualizzazione e pretestualizzazione del caso Moro in un quadro storico-politico che comincia nel 1945. Comincia anche prima, nel 1943, comincia nel 1943 e conduce seguendo una incamminandoci lungo un percorso per cui alla fine si ha perfino l'impressione che il caso Moro, che l'assassino di Moro sia la logica, la naturale, la normale conclusione di un percorso che è andato liscio, tranquillo per la sua strada. Che è continuato da oggi. A te. Grazie. Chiedo scusa, ma prendo qualcosa che mi aiuta mentre circolano le immagini a non perdere il filo, perché altrimenti... Mentre lui cerca le carte, un'aggiunta. Questo secondo libro non è completo, mi spiegava un attimo fa Carlo, perché l'editore non ha pubblicato alcune parti per ragioni di tempo e perché c'è un'appendice web che nelle nuove copie è segnalata e invece in quella che ho io ancora non c'è. Prima di tutto devo ringraziare persone molto brave che sono qui presenti, come per esempio Marco Valeriani, come per esempio Michele Pizzardo, o che non ci sono più, come per esempio Guido Arturo Tedeschi, che hanno fatto con coscienza da outsider delle ricerche in una specie di grande redazione allargata in cui ognuno cercava di contribuire alla ricerca della verità. Ha ragione Marco Cavallarin quando dice che io sono un archeologo,
è dalla passione dell'archeologia che mi piace guardare cosa c'è sotto i sassi, ma sotto i sassi non ci sono i tesori, se tutto va bene ci sono i lombrichi. E così anche quando guardiamo queste foto e cerchiamo di vedere il contesto, vediamo che il contesto spesso ci porta verso conclusioni che sono così disperanti, che sono così terribili, che è meglio a volte tacere, come ha fatto Violante. Violante, dopo aver fatto il processo sul sogno, è stato chiamato da Cossiga che gli ha detto: a conoscere la verità eravate soltanto in 10, adesso qualcuno è già morto e tu sei giovane, hai dei figli. Violante ha capito subito e dopo ha fatto la bicamerale, ha fatto l'inciuccio ed è stato al gioco. Il potere in questi casi conosce tutti i mezzi per comprare, per corrompere, per far stare al gioco, per cooptare oppure per eliminare. Chi non accetta di stare al gioco, se tutto va bene, viene allontanato, ma in certi casi viene eliminato. Qui vedete il povero agente Giorgino che è steso per terra e lo coprono. Sono quei giornali che Bruno Barbaro, dopo vedremo chi è, ha preso dalla macchina di Moro e gli ha messo addosso. Se andiamo avanti, vediamo una cosa che però mi pone l'obbligo di spiegarvi. Perché fu vietato? Perché fu vietato? C'è un libro scritto da quel fascista di Ludwig nel 1969, Coup d'État, scusate il mio inglese, A Practical Handbook, A Brilliant Guide to Taking Over a Nation. In pratica è un manuale che spiega come si fa a impadronirsi di uno Stato. È molto interessante perché ci sono dentro dei diagrammi che vengono ripresi pari pari nel blitz militare di Via Fani. Questo per esempio, se noi lo confrontiamo con lo schema di Ludwig, vediamo che è l'esecuzione perfetta dello schema di Ludwig. Possiamo andare avanti? Le immagini vanno per conto loro e allora il testo è circolato tanto a volte. C'è in Via Fani una Austin Morris Blu targata Roma T 50354, posizionata proprio al posto del furgone di Antonio Spirsicchio. Durante la notte due brigatisti, ecco, vedete, questa è la Austin Morris. Durante la notte due brigatisti squarciano tutte e quattro le gomme del fioraio e già dalla sera prima questa macchina occupa questo spazio. È in posizione strategica, perché? Perché mentre la 128 familiare con targa CD si ferma allo stop e obbliga la macchina di Moro e l'alfetta della scorta a fermarsi, questa è in una posizione che impedisce a Domenico Ricci, l'autista di Moro, di districarsi. È una trappola, è un cul-de-sac. Oltre a questa macchina, che dopo vedremo appartiene a un certo Patrizio Bonanni, una famiglia di costruttori e di fiduciari dei servizi, c'è qui una Alfa Sud che è nel Lucidos e che è arrivata troppo presto. E qui c'è una Mini Cooper di Tullio Moscardi, decima Mas, colonnello dei servizi, all'epoca aveva 58 anni e il suo ufficio era in via del Corso 504, dove c'era anche un ufficio della Nuova Repubblica di Randolfo Pacciardi e dove per una decina d'anni c'erano stati i covi della Ginter Press,
una internazionale nera che in Italia, a Bologna e a Mestre, aveva delle sedi, ma la sede più importante era a Roma. Si facevano chiamare la Jeune Europe. Nello stesso portone, quindi, troviamo una serie di personaggi legati all'eversione nera. E Tullio Moscardi è qui quella mattina, è uno di quelli che sono presenti in via Fani, come anche Guglielmi e come anche altri. Ecco, questa è la Mini Cooper di Tullio Moscardi. Ma se torniamo indietro, parliamo un attimo della Società Polonia delle Rose. E quindi, ecco, qui siamo in Piazza della Libertà numero 10. Qui c'era e c'è ancora la FIDREF, una società di copertura dei servizi che fa dei falsi bilanci per delle false assemblee per far finta che quelle società siano società che hanno un movimento reale. Dico questo perché un funzionario che era stato trattato male e che era stato il capo nazionale della logistica del SISDE, Pasquale De Rosa, di cui riportiamo nell'appendice la testimonianza scritta, racconta proprio che la FIDREF fa falsi bilanci per false assemblee, per raccontare, diciamo così, delle falsità, e che quelli che lavorano per i servizi hanno dei buoni rapporti con il catasto, che quindi inserisce i dati in modo strano, hanno dei buoni rapporti con la Camera di Commercio e usufruiscono di una serie di agevolazioni anche con il temario, eccetera, eccetera. Racconta che i fiduciari dei servizi ricevono dei soldi, dei finanziamenti e rilasciavano una volta una dichiarazione che diceva: ricevo questo denaro per conto dei servizi, lavoro per conto dei servizi e opero solo per conto dei servizi. Ma siccome le società erano intestate anche alle mogli, ai figli, ai cognati, alle amanti e ai cugini, perché i soldi erano molti, c'era qualcuno che pretendeva che anche le mogli facessero questa dichiarazione, ma allora poi non se ne fa niente e quindi tutti lavorano con i soldi nostri, quando falliscono tanto non sono soldi loro e quando guadagnano invece se ne intascano. E nascono delle fortune miliardarie che ci fanno capire perché oggi i fiduciari dei servizi e gli agenti segreti sono figli di fiduciari di servizi, sono nipoti di fiduciari dei servizi, sono cognati di fiduciari dei servizi, perché c'è trippa per i gatti, per tutti, e si costruiscono delle carriere che hanno sempre gli stessi cognomi. Qui il clan Bonanni, quello di Patrizio Bonanni della società Poggio delle Rose, è un club di costruttori che ha interessi immobiliari molto forti anche a Porto Recanati e lungo tutta la costa adriatica. Gestiscono balere, camping, hotel, villaggi turistici e sono coinvolti anche in traffico di valuta con il Vaticano. Patrizio Bonanni non è mai stato interrogato dalla Commissione Moro. Quando l'ho chiamato in causa con il mio primo libro che ha mandato la gente di Ozzino, che è uscito nel novembre del 2014, ma è stato diffuso poi soltanto a partire dal 2015, beh, già alla fine del 2014 la Commissione Moro ce l'aveva in mano e il presidente della Commissione Moro mi ha denunciato. Non mi hanno convocato come c'è scritto nel volantino, mi hanno denunciato, ma poi il pubblico ministero, il sostituto procuratore della Repubblica Antonio Marini, dopo un interrogatorio di 2 ore e mezzo, ha convenuto che quello che avevo scritto era vero e abbiamo firmato un verbale di 1 pagina e mezzo concordato. Ma quindi la denuncia era per calunnia? La denuncia era su due basi. Uno,
volevano sapere dove avevo preso le foto, che allora erano tutte foto che avevo preso da internet, perché non avevo ancora trovato queste foto inedite. Due, volevano intimidirmi perché la Tintisona, che era l'ispettrice che era delegata a fare delle indagini, veniva costantemente attaccata da un bel giornale online, iscrae.eu, al quale io fornivo le informazioni, e la Tintisona si era arrabbiata moltissimo perché faceva la parte della stupida. E quindi la Tintisona aveva cercato di convincere la vedova di Tullio Moscardi a denunciarmi per diffamazione, ma la vedova di Tullio Moscardi, dice, non aveva i soldi per la causa, e allora la Tintisona aveva cercato in proprio di mettermi in difficoltà. Il problema è questo: la Tintisona non è un'aquila, e che nel tentare di mettere delle pezze alle circostanziate prove che venivano avanti dalle fotografie, si scopriva e dava delle altre informazioni. È quello che io chiamo il ping pong. La commissione Moro utilizzava le informazioni che le arrivavano per fare delle indagini e per mettere delle toppe che però scoprivano qualche altro angolo. E in questo modo sono venuto, per esempio, a sapere che Pastore Stocchi, Ferdinando Pastore Stocchi, cognato di Bruno Barbaro, abitava proprio lì dietro a loro, e facendo delle indagini ho scoperto una cosa molto interessante, che anche se l'abitazione di Ferdinando Pastore Stocchi era al numero 148 di via Stresa, mentre il Baro Olivetti cominciava dal 150 e poi arrivava al 158, avevano un sotterraneo in comune, perché al catasto, nonostante i numeri civici a cui credono i carabinieri, c'è un identificativo molto importante, che è come il nostro codice fiscale, è la particella catastale, la subparticella, e quindi attraverso la particella catastale sono venuto a scoprire che un unico grande ambiente era condiviso da Ferdinando Pastore Stocchi e dal Baro Olivetti. E siccome Bruno Barbaro aveva una società di copertura dei servizi, di attività edili, loro potevano tranquillamente, senza che nessuno li vedesse, alzare un muro o distruggere un muro e modificare a loro piacere nel sotterraneo gli ambienti. Lì c'era anche quel fiduciario che aveva lasciato la sera prima la Austin Morris in quella posizione intracciante, Patrizio Bonanni, il quale, pur essendo residente da un'altra parte, godeva da 7 anni di un appartamento lì sopra il Baro Olivetti. Un appartamento di cui non ricordava se pagava l'affitto o chi gliel'aveva dato. Un appartamento però in cui lui ha il numero di telefono. Andando a verificare sugli elenchi telefonici, grazie al lavoro paziente di Michele Cizzardo, che ha ritrovato tutti gli elenchi telefonici e gli stradali dell'epoca, si trova Patrizio Bonanni, via Fani 109, telefono, tac, tac, tac. Allora, lui che abitava da 7 anni lì, aveva lì anche il telefono e aveva lì anche il garage, beh, lascia la macchina fuori in quella posizione. Come? Come? È che quando la Tintisona gli va a chiedere, ma lei è un fiduciario dei servizi? Lui risponde, no. E la Tintisona ricorda alla commissione Moro, non è un funzionario dei servizi. Queste sono le indagini fatte dalla commissione Moro. Allora c'è quella Austin Morris, la sede, quella di Piazza della Libertà numero 10, è ancora oggi la sede della Fidrev, che ancora oggi gestisce una serie di società, alcune delle quali sono sopravvissute e a distanza di 40 anni esistono ancora.
e sono tutte società di copertura dei servizi. E torniamo a Tullio Moscardi e alla sua Mini Cooper verde chiaro con tettuccio nero. Tullio Moscardi è un colonnello dei servizi, ex decima MAS, era stato arruolatore di sabotatori durante gli anni 40, aveva messo in piedi con i nazisti a Firenze una struttura Stay Behind e a Bologna aveva creato la banda Versini. Era esperto in azioni di sabotaggio, in gruppi di intervento. Il suo superiore era Nino Buttazzoni, con cui è in contatto fino a quando Moscardi non muore e Buttazzoni scrive alla famiglia ricordando come Buttazzoni l'aveva aiutato nel 45 quando lui, sotto falso nome, aveva bisogno di aiuto e Buttazzoni l'aveva accolto perché erano già funzionanti nel 45 le strutture logistiche della decima massa. Insieme a Buttazzoni, Tullio Moscardi a Roma, in via Panisperna 206, aveva gestito un covo di arditi irriducibili pronti a fare degli attentati e lì accanto c'era la caserma che c'è ancora oggi, la caserma dei carabinieri del Viminale che li proteggeva nel caso che qualcuno avesse avuto casomai idea di andare a disturbarli. L'attività della decima MAS, che viene subito acquisita dagli americani immediatamente perché Iulio Valerio Borghese viene preso, viene salvato e poi si vende completamente agli americani, lui e tutti i suoi e la sua struttura di intelligence e le sue organizzazioni Stay Behind. Tanto è vero che a Portella della Ginestra c'è la prima strage di Stato con la decima MAS, con gli inglesi, con i mafiosi, con i latifondisti, con i monarchici, con i democristiani collusi e inizia quello che qualcuno ha chiamato il partito americano, questo chiamiamolo network, in cui ci sono dei personaggi inqualificabili che o attraverso le stragi o attraverso il condizionamento esterno o attraverso gli omicidi pianificati fanno la storia d'Italia. A volte la mafia fa da direzione o da socia alla pari, a volte si presta a essere il braccio armato dello Stato, a volte i ruoli si invertono, ma sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi e c'è fino all'inizio anche Sindona, perché Sindona in un albergo che è di proprietà di quei grandi costruttori di Caltagirone, l'hotel Des Palmes a Palermo, partecipa a una riunione in cui i mafiosi italo-americani decidono di far fuori negli Stati Uniti il costello per dividersi meglio il bottino e per intervenire meglio negli affari italiani. Si trattava di investire i soldi del traffico degli stupefacenti e i proventi della prostituzione in Italia. E questo gioco va avanti per tanti anni e attraverso lo IOR, attraverso il Vaticano, attraverso Marcinkus, che cosa fanno? Finanziano anche la Bocconi. E grazie ai finanziamenti che vengono dalla mafia, la Bocconi seleziona una serie di economisti da far west, Dini, Ciampi, Draghi, La Fornero e altri squadri di individui che ci raccontano che l'economia è quella che hanno in mente loro, cioè tirare via i diritti, tirare via le pensioni e imporre una logica che non è nemmeno liberista e non è nemmeno neoliberista, è una logica tutta privata, tutta guerra fondaia da far west, importata dagli Stati Uniti, che trasferisce tutti i poteri dello Stato
nelle banche private che sono gestite dalla mafia. Qui a Milano voi avete avuto Sindona, avete avuto Ciampi, avete avuto Draghi, avete avuto tutta questa gentaglia, e in questo libro, nella cronologia, ci sono alcuni capitoli legati a questa brutta cosa che aveva come capitali Roma, Palermo e Milano. Se andiamo avanti, vediamo il povero Iozzino, ma vedete qui l'Alfa Sud che è appena arrivata è tutta sul marciapiede. Se andiamo avanti invece, vediamo che dopo, chiedo scusa, invece non è più tutta sul marciapiede, arretra, perché arretra copre una serie di bossoli speciali, i famosi bossoli con la capsula color smeraldo, quelli in uso delle forze non convenzionali, quelli che dovevano servire anche per essere seppelliti nei NASCO. Bene, queste armi, questi proiettili particolari, chiede Luigi Cipriani, che era un grande investigatore, com'è possibile che siano arrivati nelle mani dei brigatisti questi bossoli della NATO? Non immagina allora Luigi Cipriani che non sono arrivati nelle mani dei brigatisti questi bossoli della NATO, ma che c'erano lì uomini della NATO che hanno sparato e hanno utilizzato questi bossoli. Ma i brigatisti che ci hanno messo la faccia evitano di fare il 2 più 2 e salvano la bandiera. Invece noi dobbiamo dire onestamente che c'erano anche i brigatisti, sì, gli affari, ma il loro ruolo è stato quello di comprimare. Gli si sono inceppate le armi, si sono messi da parte perché non riuscivano a ricaricarle, hanno perso i baffi, hanno perso un cappello, hanno dimenticato una borsa e poi dopo hanno sparacchiato di qua e di là per fare teatro. E questi sono quei rivoluzionari che ancora oggi ci raccontano la loro squallida verità su quei fatti. Se andiamo avanti, qui abbiamo l'atto di costituzione della società Poggio delle Rose, che prima aveva sede nell'abitazione dei Bonanni e poi viene spostata dopo via Giacini, poi piazza Navona e poi arriva, sempre gestita dalla Fidreb, in piazza della Libertà numero 10. Andiamo avanti. È interessante il fatto che la Fidreb gestisce anche i covi di Stato di via Gradoli, quindi quei servizi che controllano via Gradoli controllano anche via Fani. Chi legge il covo di Stato di Sergio Famini trova gli stessi nomi, gli stessi cognomi, gli stessi fiduciari che troviamo là e qua. Andiamo avanti. Qui c'è il PRA di Tullio Moscardi. Tullio Moscardi era uno di quelli che facevano parte delle strutture Stay Behind di Firenze e si era trasferito da tempo a Roma, ma il passaggio della targa l'aveva fatto soltanto un anno prima. Questo è Antonio Spirticchio, che è un po' arrabbiato per il fatto che ha trovato tutte e quattro le gomme squarciate. E qui viene interrogato e nella foto ANSA dell'unità dicono ci deve essere un legame fra chi ha fatto il giudizio di via Fani e chi ha squarciato le gomme. Qui si vede la macchina, la Austin Morris, qui si vede la 128 con targa CT, qui si vede la Mini Cooper di Tullio Moscardi, si vede una 127 rossa di cui la Commissione Moro ha cancellato ogni traccia. E qui sapete chi c'è? C'è il colonnello Musumeci, che è il capo di Tullio Moscardi, che è il superiore di Pastore Stocchi, che è il superiore di Camillo Guglielmi e che è andato a controllare se tutto è andato bene
e vedete che qui c'è il vetro di dietro della Austin Morris che è rotto, e poi vi spiego perché è in particolare importante. Qui c'è una ricostruzione della scena del crimine fatto dai primi periti del processo, del primo processo Moro. Fanno vedere, vedete, anche la Austin Morris, ma la posizionano un po' indietro, e qui fanno vedere quest'altra macchina, ma non ci mettono quella che è davanti. E invece ci sono degli altri disegni fatti un po' meglio. Questo è un disegno fatto per la Commissione Moro dalla scientifica il 5 giugno del 2015, ma questa macchina è troppo indietro e troppo vicina al marciapiede, e qui, anche qui, le cose non sono del tutto esatte. Se poi invece guardiamo il rendering della scientifica è molto migliore. Vedete che qua c'è il vetro rotto, sì, e qua ci sono solo due fori? Bene, c'è un verbale falso firmato dal commissario Carlo De Felice che sostiene che qua tutti i vetri sono rotti e invece dalla parte di là solo l'ultimo è rotto. Questo verbale falso permetterà poi a Carlo De Felice di diventare sottosegretario all'interno nel governo Monti su proposta di Berlusconi. Mentendo diventerà presidente e poi farà carriera. Si vede anche qui che i vetri di qua sono rotti, anche se non si vede benissimo, ma si vede un'altra cosa molto tragica. Vedete questo foro? Qui un cecchino ha mirato con precisione alla testa di Domenico Ricci, che è stato colpito immediatamente. Dopo arrivano i brigatisti e sparacchiano, così non si capirà mai qual è il colpo mortale, perché 17 colpi, dice la Commissione Moro, ma in un'altra pagina dice 18 colpi hanno attraversato il corpo di Domenico Ricci. Andiamo avanti? Scusa? Questo è quel funzionario di polizia che racconta, Pasquale De Rosa, che racconta che cos'è la FIDREP. Si trova nell'appendice della ricerca. Questa è l'immagine di copertina. Ecco, questa è una delle fotografie di Guerzi, quella che si ritrova nell'ultima pagina di copertina, ed è stata effettuata fra il fronterino davanti della Mini Cooper di Tullio Moscardi e il muso della 127 Bordeaux che viene fatta sparire. E qui troviamo 11 proiettili calibro 9 lungo e calibro 9 corto, e poi là in fondo c'è anche il famoso bottone da carabiniere. Questo è un fotogramma di Rai 1 di quella mattina. Qui si vede l'auto di Tullio Moscardi e lì si vede la 127 Bordeaux che poi scompare. Oh, ecco qua, qui siamo nel diagramma costruito dal Luttbach che spiega come si fa a impadronirsi di un isolato e a metterlo in sicurezza, e dice che dove c'è l'afflusso di altre strade ci vuole qualcuno che blocchi il traffico per impedire che volontariamente o involontariamente l'azione militare venga disturbata. È uno schema che viene applicato alla perfezione via Fani, perché il circuito di fuga dei brigatisti riprende esattamente questo schema militare. Ecco perché il titolo del libro è Crudeltà, perché è il titolo del manuale di Luttbach. Oh, questa è una bellissima foto fatta da Michele Pizzardo quando è andato a verificare, aiutandoci, cos'è via Casale de Mustis. Dovete sapere che c'è un bellissimo parco che noi abbiamo chiamato il parco Bisignani, in cui ci sono ettari, ettari di terreno che sono alcuni ancora agricoli,
altri urbanizzati, e in questo parco molto probabilmente Moro è stato trasferito, è stato dato a un gruppo che l'ha preso in consegna, perché quando fu ritrovata la 132 con la quale Moro era stato portato via, c'erano dei cardi infilati nel cofano davanti e dei cardi che erano rimasti impigliati nello sportello davanti. Quindi Moro era stato scaricato in un posto pieno di cardi e di cespugli. Molto probabilmente è questo, perché lì dentro c'è Bisignani, piduista, ancora oggi multimiliardario, uomo dei servizi, lui, il padre, la sorella, amico di Licio Gelli. Ma non solo Bisignani, ci sono tutta una serie di personaggi, c'è la Loyola Chicago University con un parco, c'è un altro che aveva partecipato al golpe di sogno, ci sono i fratelli Caltagirone, c'è una società che si chiama Spiga, che è una società dei servizi che c'è dagli anni 30, ma i carabinieri quando fanno delle indagini, perché noi abbiamo acceso i riflettori sul parco Bisignani e abbiamo detto quello è il luogo in cui Moro è stato scaricato, i carabinieri vanno a fare delle indagini, vanno al catasto e dicono che cosa c'era qui all'epoca dei fatti, e il catasto risponde nel 1982, e i carabinieri evitano di verificare. Noi abbiamo messo insieme le utenze telefoniche, le utenze dell'acqua, le foto aeree, le foto di Google, e abbiamo dimostrato che i carabinieri mentono, e che mettendo insieme tutti questi dati, fra cui anche le foto aeree, salta fuori che le case c'erano, sì, poi sono state catastate in ritardo, ma esistevano, c'erano degli abitanti, e vedete, vedete, qui c'è via Casale de Bustis, e qua dentro c'è la possibilità di scaricare una persona, di atterrare con gli elicotteri, di nasconderla, e qui c'è un'automobilina che casualmente quando è stata fatta questa foto aerea era presente lì dentro il parco di Bisignani. Cercacci è un agente importantissimo dei servizi. Non saprei dire se lavora per gli americani o per gli inglesi o per tutti e due. Il capo italiano della Coca-Cola, la sua autorizzazione a guidare tutti i veicoli della Coca-Cola è stata trovata nei fondi brigatisti. Lui è quello che ha organizzato nel 1943, ex decima massa, nuotatori paracadutisti, le prime reti stay behind in Italia. Lui e, andiamo a vedere, Nino Buttazzoni, solo per la bandiera, Nino Buttazzoni, amico e compagno di Tullio Moscardi, anche lui ex decima mass, avevano messo insieme il gruppo Vega e hanno continuato dal 43 in poi, fino a quando non sono morti, a fare dei danni. I loro figli continuano ancora, perché sono quelle attività che si tramandano di padre, il figlio e il nipote. I loro figli gestiscono ancora oggi delle attività. Il figlio di Nino Buttazzoni vive qui a Milano, si fa chiamare Luigino o Nino, e ha tra l'altro anche un traffico di opere d'arte e tante altre cose, tante altre attività che sono in essere anche oggi. E questo è Busumeci, lui è Belmonte. Condannati per il depistaggio sulla strage di Bologna, sono implicati anche nella strage di Capani. Abbiamo visto prima una fotografia in cui c'è Rosmello Busumeci che va a vedere che cosa è successo e se tutto è andato bene. Io direi, per non appesantire troppo il discorso, che potremmo fermarci qui, mentre so che
il nostro amico Michele Pizzardo ha portato un filmato che dura 6 minuti e che è molto interessante e che permette di capire meglio alcune delle cose che abbiamo detto. Se in attesa del filmato c'è qualcuno che ha degli interventi da fare, io non so bene lei cosa intende per intervento, ma quando lei diceva che il mucchio di brigatisti era fondamentalmente composto da dilettanti che, con armi raffazzonate, ma quella persona che ha sparato intorno pare ai 350 colpi di gran successo, lei la identifica dunque come un funzionario dei servizi, un uomo della NATO o un... Senz'altro era uno molto bravo, quindi non era uno dei brigatisti che erano lì quella mattina, che si allenavano una volta ogni tanto e avevano delle armi che erano dei reperti, certo, malfunzionanti. Quindi era senz'altro un professionista, chi fosse non lo so, posso però escludere che fossero quei brigatisti che hanno detto di aver sparato di affari. E la sua opinione sull'eventuale coinvolgimento dei servizi segreti israeliani, in proposito, qual è? È possibile, solo che mentre gli altri servizi segreti lasciano delle tracce, Mossad, gli israeliani sono famosi per non lasciare traccia. Certo. Ma una delle piste importanti porta verso il ghetto ebraico, porta verso uno dei possibili nascondigli in cui c'erano dei brigatisti che erano senz'altro controllati anche dai servizi segreti israeliani. Non saprei dire se in funzione di controllo o in funzione attiva, questo non sono in grado di dirlo, ma comunque i brigatisti erano controllati da tutti, fin dall'inizio. Erano infiltratissimi. Certo. Poi ci sono degli episodi come quello del covo di Via Gradoli che viene scoperto per una fuga d'acqua, lì ci devono essere due servizi diversi che si fanno le scarpe a vicenda, però chi siano i buoni, chi siano cattivi, non sono in grado di dirlo. Per tacere poi della soffiata di Prodi col covo, esatto, della famosa Statuta Spiriti, che poi sono andati nel paese, anziché nella via, adesso non ricordo il nome della via del paese, Via Gradoli. Ma lì c'è una storia che nasce a Bologna, perché anche all'interno dell'autonomia c'erano degli studenti che erano degli informatori dei servizi, c'erano gli infiltrati di Cossiga, quindi attraverso l'Università di Bologna Prodi, o da un informatore dei servizi o da un provocatore messo lì da Cossiga ma più onesto degli altri, viene a sapere che c'era un covo in via Gradoli 96, dico bene 96? Interno 11. E allora, visto che l'informazione per via gerarchica non era arrivata al vertice, qualcuno dice, lo dico qui al nostro amico Prodi, così lui riesce a farla arrivare direttamente su. Prodi la porta direttamente su, ma l'uso che ne fanno è quello di mandare tutti in giro per il mondo a Gradoli. Che Moro Prodi che cosa fa? Viene subito cooptato come ministro nel governo Andreotti. Cosa vuol dire? Vuol dire che Prodi accetta di stare a gioco. Grazie. Altro modo di uscire dalla situazione di risposte triunfale 79 e poco meno delle 9. La sua scorta, formata da 5 uomini, tra agenti e carabinieri, con il punto della fine, si è presentata a casa per accompagnarlo. Nel quartiere dello stabile, dove il presidente abita e dove da tutte le mattine esce verso Fiore. Persone come noi va a vista. Ecco, tutte le mattine, a quest'ora, e la scorta da quanto tempo l'aveva? L'aveva da 13 anni che siamo qui sempre. Lo sono tutti sempre gli stessi uomini, ovviamente? Beh, 4 volte sì, 4 volte no. Ma è l'unico invece che dice qualcosa? Sì, parlano con noi tranquillamente, non ha detto niente.
No, io veramente stavo qui fuori e ci siamo salutati e basta. È triste, una cosa triste. Per me e per tutta Italia, Questa mattina a mezzogiorno Moro avrebbe dovuto recarsi all'Università di Roma per discutere con 10 studenti le tesi di laurea. La riunione del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche era stata fissata giusto per mezzogiorno. Dopo essere uscito di casa, Moro si è diretto verso la chiesa di San Francesco che si trova all'angolo di Estesa con via di Compagna. Si è fermato qualche minuto in preghiera e poi con la sua lettura è rimasto per via Mario Fani, una strada in discesa che taglia via Stresa. Moro viaggiava su una 132 più scuro di tipo ministeriale, era seduto sulla poltrona posteriore sinistra. Si vede il foro del proiettile. Sì, quello del giorno. Era guidato dal puntato dei carabinieri Domenico Ricci. Al fianco di questo c'era il maresciallo maggiore dei carabinieri Oreste Leonardi. Seguiva la lettura di Moro una. Ci sono alcune automobili che hanno qui delle indicazioni per dei gruppi di fuoco. Nel codice NATO quelle indicazioni devono servire per indicare che ci sono in azione delle squadre amiche e quindi stare attenti perché chi è qui in azione è un alleato. Di quest'auto non si sa niente. Non c'è niente, non c'è la targa, negli altri non c'è nulla. Di questa come adesso per l'altra. Di anche del Ministero dell'Interno. C'è un comodo 126 ore. Ecco, lì c'è la famosa Mini Cooper di Tullio Moscardi. Qui c'è una 127 Pluto che viene fatta sparire, che viene vista però la domenica successiva e sopra c'era Corrado Alunni, uno che lavora per i servizi, che è implicato in tante cose e che è implicato anche in cose molto brutte, che fu lasciato andare da Imposimato, che è uno di quei magistrati che non capiscono niente e danno più retta a una scartoffia che non a delle testimonianze. 5 persone diverse, sia in quel giorno che nei giorni successivi, sia in via Fani che in via Stresa, che di fronte a una clinica privata, hanno visto Corrado Alunni anche sopra questa macchina e Imposimato lo scagiona, perché dice non è possibile perché mi hanno detto che stava a Regina Celi. Quindi preferisce dare credito a chissà quale biglietto che non è mai stato provato, piuttosto che a 5 testimoni che indipendentemente l'uno dall'altro hanno visto Corrado Alunni. In questa auto c'è una fotografia degli atti, ma è in bianco e nero, è una fotocopia sgranata. Abbiamo chiesto la commissione la data di quella macchina, perché loro hanno i negativi, non ce l'hanno data e non si sa quindi se era un'auto dei servizi, un'auto dei brigatisti o un'auto di... E sono passati 40 anni. Ma le leggi della targa? Diciamo... A noi no, ma con gli strumenti che ci sono adesso, partendo dai fotogrammi che loro hanno nell'archivio del Senato, oggi sarebbe possibile costruire la targa. Liga Sicurezza, Raffaele Giuzzino, Giulio Rivera e Francesco Sizzi. Una 128 familiare bianca, con la targa del corpo diplomatico, proprio all'incrocio di via Fani con via Stresa, ha frenato di curvo e si è messa leggermente di traverso. L'autista che guidava la vettura. Ecco, vedete che lì c'è l'Austin Morris con il vetro dietro rotto. È stato verso destra, ma non è riuscito a evitare un leggero tamponamento. Ecco, anche questo è importante, perché non è vero assolutamente che l'auto di Moro tampona quella davanti, ma è la fetta che tampona l'auto di Moro. Qui vedete che il parabrezza è intatto e ancora oggi, a distanza di 40 anni, è intatto. E l'auto di Moro davanti aveva anche quei faroni antinebbia da una parte, sono completamente intatti, lo erano allora e lo sono ora. Anche la seta bianca con accordo in presenza di pubblica sicurezza ha tamponato la 132 del presidente della DC. Questo sì. Dalla 128 sono usciti quei giovani armati. Altri 4 e 5 armati con mitre e storm machine indossavano divise di reattori molto approssimative. Un travestimento attentamente studiato. Altri
c'è un testimone che abitava lì sopra, che ha detto chiaramente che dalla 128 con targa CD sono scese delle persone non vestite da avieri, ma vestite da poliziotti, perché avevano le braghe celesti con la striscia e la giacca blu, mentre invece gli avieri non avevano le braghe celesti con la striscia. E questo Maricola, che andava di sopra, dice chiaramente erano dei poliziotti. Questo spiega forse anche perché immediatamente né Domenico Ricci né Leonardi si sono allarmati, perché quando hanno visto uscire dei colleghi da lì erano tranquilli. E Leonardi, che pure era un gladiatore, aveva fatto tutta una serie di esercitazioni, era in grado di reagire, aveva la sua pistola infilata sotto il cruscotto e non l'ha nemmeno preso fuori. Dice, si vede che c'è qualche problema con il traffico, qua ci sono dei colleghi che si sono fermati perché la 128 familiare con targa CD era molto probabilmente quella scorta aggiuntiva che proprio quella mattina era stata messa in funzione, perché il pomeriggio prima si erano messi d'accordo i funzionari del Lucigos con Rana e la segreteria di Moro che sarebbe partita per ragioni di sicurezza un'altra macchina, una scorta aggiuntiva, e quella scorta aggiuntiva era la 128 CD. Tanto è vero che quando Domenico Ricci con la sua macchina e l'Alfetta dietro vanno verso l'incrocio, succede che Moretti, guidando la 128 CD, su segnalazione di una brigatista che ha in mano un mazzo di fiori, si allontana dal marciapiede e va verso l'incrocio. Ma due autostrade per caso si trovano a passare in quel momento e quindi si frappongono tra la 128 familiare con carta CD e l'auto di Moro e quella della scorta. Con una manovra azzardatissima, che cosa fa Domenico Ricci, seguito dalla fretta? Velocemente supera queste due automobili per non perdere il contatto con la 128. Cosa significa? Significa che quella 128 era la macchina ulteriore, la macchina aggiuntiva che loro dovevano seguire pedissequamente, ed è la macchina che li porta alla morte. Qui c'è una cosa importantissima: era fallito da 8 mesi il bar gelateria di Tullio Olivetti, era chiuso. Quella mattina viene aperta la serrata, viene alzata, e sapete perché? Perché il custode di via Fani 109 aveva anche le chiavi. Allora telefona al curatore parlamentare e dice: qui ci sono i carabinieri che vogliono vedere che cosa c'è nel suo bar. E il curatore fallimentare, che è uno dei servizi tra l'altro, telefona al custode e dice: beh, tu hai le chiavi, apri tu, fagli entrare. Allora lui apre, il bar è aperto per un periodo molto breve, stando almeno ai verbali, dicono che non hanno trovato niente di strano. Bisogna vedere, uno, che cosa cercavano; due, bisogna capire come faceva a esserci la corrente, se tutte le utenze erano state disattivate e se c'era il fallimento in atto. E poi c'è un'altra cosa importante da dire: ci sono dei giornalisti che si ammiscono di aver preso il caffè lì dentro. È una macchina del caffè che è ferma da 10 mesi e non è in grado di fare il caffè, va pulita, va messa sotto pressione, eccetera eccetera. Quindi dentro il bar Olivetti è accaduto qualcosa che noi non conosciamo,
ma che la commissione Moro si è ben guardata dal fare delle indagini. Dirò di più, Tullio Olivetti e il fratello Annibale Olivetti erano in società e gestivano un covo nel bar del fratello Annibale, che era il luogo di ritrovo di delle chiaie e di rauti. Chi voleva trovare un fascista delle versione nera andava nel bar di Annibale Olivetti. Bene, noi abbiamo trovato nome, cognome, indirizzo del bar di Annibale Olivetti e abbiamo scoperto anche che quelli che vengono in Italia per conto dei servizi segreti di Pinochet e dell'Internazionale Nera a uccidere a Roma quel fuoriuscito cileno, Bernardo Leto, vivono in Italia per 3 anni e la moglie del Taumbi, che è l'attentatore, aiutato dagli uomini di delle chiaie, scrive un libro. Lei si chiama Mariana Reas e scrive un libro intitolato Siembra Vientos e racconta che loro quando arrivano a Roma vanno a colpo sicuro in questo bar per prendere contatti con Curtelli, con delle chiaie, con Rauti e con quelli con cui avrebbero poi potuto fare in Italia e in Europa una serie di attentati. Il barone di ben confuso. L'azione dei terroristi è stata rapidissima. I due che erano a bordo della 128 dottaga di Comarca, entrambi a viso scoperto, hanno frettato la pista dell'automobile di Moro e il maresciallo che gli era accanto, sparando da distanza ravvicinata. Entrambi sono stati colpiti alla testa e all'addome. Contemporaneamente, il comando di 4-5 è passato fuori l'ultimo vero all'angolo di via Stesa, ha aperto il fuoco con i mitra sparando in passata contro i 3 agenti di sicurezza che erano nella vetta di scorta. Uno degli agenti è morto subito, l'altro è rimasto dentro ed è poi morto al policlinico Civelli. Solo uno, Raffaele Mussino, forse dentro e riuscito a uscire dall'automobile con la pistola in pugno, ma dall'altro posto al primo che era schierato. Se possiamo tornare indietro di 2 o 3 fotogrammi, c'è un ricercatore indipendente, ve lo dico lo stesso, che sostiene che anche quei 3 fori che si vedono sul vetro di dietro dell'alfetta hanno una traiettoria dall'alto e che quindi, oltre a quelli che agivano sul piano stradale, forse c'erano anche degli altri tiratori cecchini che dall'alto cercavano di colpire in modo da non lasciare nessuno vivo. È portato al gruppo e lo ha affrettato con una rapida fuga. La pistola di Rizzino è stata trovata a mezzo metro di distanza dal corpo con la sicuratura bloccata. Non ha avuto nemmeno il tempo di sparare, mentre la gente di Vera, pochi istanti prima di morire, è riuscito a sparare 3 colpi di pistola. Qui hanno confuso le cose. Qui c'è una 100, come si chiamava? 850. Una 850 bianca con la targa praticamente leggibile che viene lasciata lì in salita da un certo Cesare Crescenzo, il quale non ha, almeno per il momento, secondo noi, giustificato in modo convincente l'abbandono di quella macchina. Ma le indagini proseguono. Basta.